Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Oggi Cleto e l'amministrazione comunale ha conferito la cittadinanza onoraria a Luigi Pellegrini, figlio di questa terra che ha dato lustro non solo a Cleto ma a tutta la Calabria, possiamo dire non solo in Italia ma nel mondo, con l'editoria. Per noi è un giorno da ricordare. Dopo tanto tempo è ritornato nel paese natio l'editore, il poeta, lo scrittore, il saggista, professor Luigi Pellegrini, di cui siamo tanto fieri e che ha dato lustro al nostro paese. Questa cerimonia doveva essere una grande gioia, ed è una grande gioia, però è velata di malinconia quando pensiamo agli sforzi che ha fatto l'uomo Pellegrini per arrivare dove è arrivato. Gli sforzi che ha fatto lui e la sua famiglia. Il papà faceva di tutto, aveva partecipato alla guerra, era stato ferito parecchie volte, decorato, e quindi la famiglia ha fatto grandi sacrifici per andare al di là delle opportunità che offriva il piccolo paese di Cleto. A Cleto la scuola terminava con la terza elementare, e quindi da piccolo, da fanciullo, è stato costretto a studiare in un collegio a Salerno, il Giovanni Pascoli, da dove è uscito maestro, poi è ritornato a Cleto, ha insegnato. Io lo ricordo, il professore Pellegrini in mezzo ai libri, perché frequentava una policlasse in una campagna sperduta. Lui è venuto, ha messo tutti quei libri sulla cattedra. Io sono rimasto quasi abbagliato, affascinato da questa persona, questo maestro elegante, gentile, sorridente. E questo è il primo ricordo. La vita di Pellegrini è trascorsa tra i libri. Hanno detto molto bene. E la Calabria era al buio per quanto riguarda l'editoria, per quanto riguarda a volte anche la circolazione delle idee, e il professore Pellegrini ha acceso un lume. Da questo lume si è sprigionato un fuoco sacro che ha alimentato, stimolato le altre case editrici che poi sono sorte e che sono come delle scintille di questo grande fuoco che l'editore Pellegrini ha saputo accendere e tramandare, perché adesso la casa editrice viene diretta dal figlio Walter, ma lui è sempre lì tra i libri, con la penna tra le mani, e legge, commenta. Ha riscoperto vecchie poesie che aveva scritto ed erano rimaste abbandonate in un cassetto. La prima raccolta di liriche si chiama Scintille, la seconda è ancora più bella perché in questi versi c'è il rimpianto di un mondo che non c'è più, della Cleto perduta, degli affetti che sono andate. Molte persone care mancano, però fino a quando ci sono questi ricordi caldi nell'animo, il passato non è morto.